Grazie, buongiorno a tutti. Approfitto anch'io per salutare l'ambasciatore che è dovuto tornare al sito espositivo e tutti gli amici del consolato e del padiglione americano di Expo. Come è stato anticipato, questo progetto è stato sostenuto dall'amministrazione comunale perché si tratta di un progetto non esclusivamente commerciale. Le polemiche e le discussioni, più che polemiche, si tratta, diciamo, di giusti e legittimi dibattiti, diciamo, e punti di vista che si incontrano e si incrociano, a volte si scontrano sul tema dell'uso di questo spazio, della darsena. Ha trovato giustificazione, appunto, l'installazione di questo bel prototipo, proprio perché si tratta di un oggetto e di un'esperienza, perché poi questo oggetto è visitabile e sarà aperto al pubblico a partire da oggi, che ha una finalità non esclusivamente commerciale. Certo, c'è il sostegno ad una bella startup, ma l'obiettivo di rendere visibile come l'innovazione, i cambiamenti tecnologici, l'ingegno e la ricerca. Questo è un progetto che ha alle sue spalle, come è stato detto, un percorso di ricerca che ha coinvolto anche le nostre università italiane, non esclusivamente milanesi, ma Expo è un progetto che parla al paese e al mondo, e ci dice come il tema della nutrizione, anche dal punto di vista della gestione differente e nuova delle scienze della vita e dell'agroalimentare, siano processi che vedono insieme aspetti diversi: la ricerca scientifica, nuovi modelli di business, perché appunto le imprese dell'agroalimentare di nuova generazione mescolano questo aspetto, innovazione e ricerca, ma anche una ricerca sui modelli di business e tema della sostenibilità. Tutto quello che noi vedremo nel futuro e che avrà successo in futuro, io credo, saprà combinare, diciamo, questi elementi. Il macro scenario in cui agiamo è stato già ricordato da Marco Gualtieri: noi siamo un mondo che sta vedendo rapidamente crescere la popolazione, non soltanto appunto nell'Occidente o nei nord del mondo, ma in un sud del mondo che diventa sempre più interconnesso, diciamo, con il resto del pianeta. Una crescita della popolazione sistematica e in alcuni tratti, diciamo, vorticosa, e delle risorse ambientali che sono, per loro natura e loro definizioni, limitate, diciamo, ed esauribili. Quindi il tema di come sostenere la crescita del pianeta, sia in termini demografici sia in termini economici, potendo coniugare, diciamo, il risparmio e la gestione oculata delle risorse naturali, è il tema del futuro. Un progetto come questo ci dice che anche nell'aspetto, appunto, dell'agroalimentare e delle scienze della vita, questa combinazione di elementi è possibile. Non è scontata, perché, appunto, perché dietro c'è possibilità di incrociare ricerca e business, ma sicuramente è possibile e va accompagnata. Noi abbiamo assistito negli ultimi mesi, e questa è l'esperienza, diciamo, da amministratore locale che si occupa di tematiche del lavoro e dello sviluppo economico, un grande interesse da parte delle giovani generazioni, sicuramente inedito, rispetto ad un settore tradizionale della nostra economia come quello dell'agricoltura. Si tratta di giovani che ritornano a immaginare un proprio futuro professionale e lavorativo investendo sulla terra o sulle produzioni, appunto, agricole, anche in ambito, diciamo, allargato di scienze della vita, tornando con alti livelli di istruzione, alte capacità di conoscere il mondo, alte competenze digitali e linguistiche. Quindi nuove generazioni che reinterpretano il tema antico dell'utilizzo della terra, diciamo, della coltivazione e della nutrizione. Lo fanno attraverso sicuramente progetti come questi. Noi stessi, come comune, attraverso un nostro piccolo acceleratore costruito congiuntamente con il Parco Tecnologico Padano, abbiamo sostenuto diverse di queste start-up che hanno proposto progetti di ricerca e di business, spesso costituiti da team misti. Noi per team misti intendiamo
team di giovani residenti in Italia e residenti all'estero su progetti di impresa sostenibile che hanno al centro la coltivazione, la nutrizione, l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'allevamento o nella coltivazione. Questo ci dice che appunto questo interesse è premiato anche dal mercato, perché oggi anche i consumatori sono più attenti alle questioni della sostenibilità e al riconoscere e capire qual è la filiera, diciamo, qual è il processo produttivo che c'è dietro il prodotto o il servizio che arriva sul mercato. Quindi lo spazio, diciamo, di ricerca, di ragionamento e anche lo spazio di business per progetti che hanno a che fare con questi temi c'è, è importante. Expo ha fatto emergere, diciamo, questo interesse, e noi crediamo che anche la cittadinanza